abbiamo una visione dopo l'altra. Io ho una visione, o più che una visione, ho una speranza. Vorrei che il nostro Stato, chi ci governa, non avviasse trattative segrete per l'equilibrio, per evitare le guerre di mafia, per risolvere le trattative con i brigatisti stranieri oppure i brigatisti terroristi italiani. Eppure la trattativa è sempre stata uno strumento di gestione del potere. Le trattative segrete, le trattative clandestine, le trattative illegali. Per questo avevo chiesto a un magistrato palermitano importante, a Nino Di Matteo, avevo chiesto di venire qui e di raccontare un'Italia, una giustizia senza trattative, un potere privo delle trattative clandestine e segrete e illegali. E Nino Di Matteo mi ha detto: guarda Gianluigi, a Palermo si sta concludendo il processo per la trattativa e quindi questo potrebbe espormi a delle critiche in un momento particolare. E per essere qui, lo dico chiaro e tondo, Nino Di Matteo non è come uno di noi. Nino Di Matteo, questo magistrato, per Natale, qualche tempo fa, ha ricevuto una letterina dove un anonimo gli segnalava che i suoi cuccioli, i suoi figli, avevano fatto tardi le attività sportive la settimana prima, che avevano cambiato l'itinerario che percorrevano. E allora un magistrato si chiede: ma a me chi lo fa fare? Quando ti mettono così a repentaglio la sicurezza della tua famiglia. Ma io credo che Di Matteo questa domanda se la sia fatta forse una volta, perché se fai certe scelte di vita, come lui, accetti anche di vivere ai livelli massimi di scorta previsti dal nostro Stato. E quindi lo invito qui sul palco e chiedo a voi veramente un grandissimo applauso a Nino Di Matteo. Lui, allora, scusate, siamo sempre anche noi un po' emozionati, e allora ho chiesto a Di Matteo di fare uno speech, un intervento su quella che potrebbe essere la giustizia nel nostro paese, non domani, ma dopodomani. Prego. Ormai da 26 anni faccio il magistrato, faccio il pubblico ministero. Mi sono occupato di ogni tipo di processo di mafia, stragi, omicidi, traffici di droga, rapporti collusivi tra Cosa Nostra ed esponenti della politica, dell'imprenditoria, delle istituzioni. Da questa attività professionale sono derivate conseguenze pesanti sulla vita personale mia e dei miei familiari. Sarei un superficiale, uno sciocco, uno stupido, allora se non mi chiedessi continuamente che cosa è successo in questi anni, che cosa è cambiato, se ne è valsa la pena e soprattutto dove stiamo andando e se è possibile immaginare un futuro in cui concetti come giustizia, verità, lotta al sistema mafioso cessino di essere solo declamati a parole ed entrino finalmente e definitivamente nel DNA delle istituzioni di questo Paese. Ecco perché ho aderito subito con entusiasmo all'invito che mi avete fatto. Immaginare il futuro della giustizia e della lotta ai sistemi criminali è quello che faccio ogni giorno. Vi confesso con tanti dubbi, incertezze, tormenti, ma con due precise consapevolezze. La prima, il sistema mafioso è il più grave fattore di inquinamento e compromissione della nostra democrazia.
e di disapplicazione costante e mortificante dei principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. Lungi dal poter essere circoscritta ad ambiti territoriali delimitati, la questione mafiosa riguarda tutto il Paese e riguarda la classe dirigente di questo Paese. È ormai evidente il grado di compenetrazione tra la mafia e il potere, anche politico, anche istituzionale, che alcune vicende processuali, concluse anche con sentenze definitive, rendono plasticamente. Mi riferisco, tra le altre, alle vicende Andreotti, Contrada, Dell'Utri, Cuffaro, ai processi per le stragi del 1992 e del 1993. Verità scabrose che non sono rappresentate in sentenze della Corte di Cassazione che hanno definito quei processi. La seconda consapevolezza, amara. Ancora oggi, gran parte della politica, gran parte del sistema di potere, del quale quello mediatico-editoriale costituisce un'articolazione fondamentale, non capisce o finge di non capire, sottovaluta colpevolmente o ignora volutamente la gravità della questione, perché in fondo accetta il sistema mafioso corruttivo come parte integrante, necessaria, per certi versi perfino utile, del sistema paese. L'allora ministro Lunardi, nell'agosto del 2001, disse apertamente che con la mafia bisognava imparare a convivere. Se pensiamo un attimo al desolante silenzio dei partiti nell'ultima campagna elettorale sul tema mafia, relegato ai margini del dibattito, dobbiamo temere che Lunardi affermò allora ciò che molti, troppi, oggi continuano a pensare. Per guardare al futuro dobbiamo conoscere il passato, dobbiamo coltivare il vizio della memoria e ad analizzare il presente senza ipocrisia, senza calcoli di opportunità politica. Da magistrato, soprattutto negli ultimi anni, ho provato sempre più la sgradevole sensazione di amministrare una giustizia a due velocità. Forte, giustamente rigorosa, qualche volta spietata con i deboli, ed invece timida e timorosa con i potenti. Un esempio, il più lampante, è costituito dalla sostanziale, assoluta impunità del fenomeno corruttivo, benché sempre più collegato e intrecciato a quello immediatamente riconoscibile come mafioso. Su oltre 50.000 detenuti nelle carceri italiane, pochissimi, non più di 10, stanno scontando una pena definitiva per corruzione. E quei pochi detenuti riacquisteranno certamente presto la libertà se venisse, come sembra, approvata la legge di riforma dell'ordinamento penitenziario, che prevede la possibilità di scontare la pena della reclusione fino a 4 anni in un regime diverso da quello detentivo. È poco attenta alle aspettative delle persone oneste e alla tutela efficace delle vittime dei reati. Mi trovo spesso a riflettere su questi temi e sulla magistratura alla quale appartengo, della quale faccio parte dopo avere da ragazzo coltivato il sogno di diventare magistrato, da palermitano che vedeva nell'azione di Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il simbolo, il sogno di riscatto della propria terra. Penso tante volte allo stato dell'arte, della magistratura. Mi ostino ancora a pensare all'autonomia e all'indipendenza non come privilegio dei magistrati, ma come garanzia di libertà e dignità di tutti i cittadini, a partire dai più deboli, dalle minoranze, da coloro i quali hanno orientamenti politici diversi rispetto a chi governa in quel momento. Negli ultimi anni ho percepito il progressivo indebolimento dell'indipendenza e penso che questo sia il frutto avvelenato della convergenza di fattori esterni ed interni alla magistratura. Da decenni è in atto una guerra di una parte consistente della politica, non contro la magistratura nel suo complesso, ma contro quei magistrati che hanno avuto e continuano ad avere
la pretesa di esercitare il controllo di legalità a 360 gradi anche nei confronti dei potenti. In quest'ottica un ruolo decisivo ha assunto la riforma dell'ordinamento giudiziario, la riforma Mastella del 2007, che la magistratura ha digerito, forse perché proveniente da un governo considerato non ostile, che ha esaltato pericolosamente gli aspetti gerarchici, l'organizzazione verticistica delle procure, il cuore della macchina giudiziaria, concentrando troppi poteri in mano ai capi degli uffici a scapito di tutti gli altri e di quel baluardo di indipendenza rappresentato dal concetto che il potere della magistratura è e deve essere un potere diffuso, perché incarnato dall'azione di ogni singolo magistrato. Quella riforma ha finito con l'esasperare la ricerca di carriere brillanti, finalizzate al conseguimento di incarichi dirigenziali, e per provocare il colpevole cedimento di una parte significativa della stessa magistratura, rassegnata alla gerarchizzazione, alla burocratizzazione, alle logiche delle carte a posto, alla logica cosiddetta manageriale per la quale contano solo i numeri e le statistiche e non l'approfondimento e la volontà di guardare oltre l'apparenza dei fatti. La logica per la quale per non sbagliare è meglio non fare, non osare, non avventurarsi in inchieste e processi che superino la soglia della normale complessità. Mi fa paura la rassegnata accettazione nell'autogoverno della magistratura di prassi mutuate dalla peggiore politica, l'appartenenza correntizia, la servile tendenza ad assecondare le politiche governative e ad accettare supinamente il principio che per fare carriera è necessario non risultare sgraditi alle alte sfere del potere. Rispetto al sacro principio della doverosità dei provvedimenti giudiziari, troppe volte negli ultimi anni è stato privilegiato il criterio della opportunità politica, connesse impropriamente ad una valutazione degli effetti del provvedimento giudiziario sugli assetti politico-governativi. Mi trovo sempre a pensare al sistema criminale e continuo a ritenere che la situazione dei sistemi criminali italiani sia connotata da gravità eccezionale. Ecco perché mi indigna il silenzio, la disattenzione rispetto a questi temi. Dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ricordare che quello che è accaduto in Italia non è accaduto in nessun'altra parte del mondo cosiddetto civilizzato. Mi riferisco ai delitti eccellenti, alle stragi, mi riferisco alle decine, centinaia di servitori dello Stato uccisi, mi riferisco ai rapporti collusivi ad altissimo livello. Vi ho citato poc'anzi la sentenza Andreotti, vi ho citato anche la sentenza Dell'Utri, dalla quale emerge come sia stato stipulato, rispettato, mantenendo gli impegni da entrambe le parti, un patto intermediato da Dell'Utri nel 1974 e in vigore fino al 1992 con l'allora imprenditore Silvio Berlusconi. Nella mia terra, nella mia più popolosa d'Italia, e che credo abbia determinato sempre in maniera importante l'indirizzo politico dell'intero Paese, negli ultimi 15 anni due presidenti di regione sono stati coinvolti in inchieste di mafia. Uno è stato definitivamente condannato, l'altro è stato condannato in primo grado e in secondo grado accusa. È stata comunque derubricata l'accusa di mafia in voto di scambio politico-elettorale mafioso. Se non è grave la situazione in Italia rispetto a questi dati di fatto, come possiamo, se non partiamo da questa constatazione di gravità, come possiamo combattere il fenomeno? Delitti eccellenti, vi dicevo, rapporti collusivi ad altissimo livello, stragi mafiose concepite, ideate e organizzate in una politica. Quando Riina concepì la strategia stragista del 92 e del 93, voleva e stava facendo politica,
voleva ricreare le nuove condizioni di rapporti politici, visto il fallimento di quelli tradizionali precedentemente vigenti negli 70 e 80. Le mafie sono in espansione territoriale in Italia, diventano sempre più invisibili e legalizzate. Quello che mi preoccupa di più è che avverto una crescente voglia di mafia. La mafia, anche da grossi gruppi imprenditoriali, anche non siciliani, non meridionali, viene spesso utilizzata come un'agenzia di servizi e come un comodo e sicuro sostegno economico-finanziario nei momenti di crisi. La mafia sta diventando mercatista, offre sul libero mercato beni e servizi per i quali c'è una forte domanda di massa. A fronte di questa offerta, introita capitali che immette nel circuito produttivo, facendo così girare l'economia e consolidando il sistema capitalistico. In una fase di recessione come quella che stiamo vivendo, molti paesi dell'Unione Europea non mostrano alcun reale interesse a fare l'analisi del sangue ai capitali sporchi che vengono investiti nel loro territorio. Anche il fenomeno corruttivo è sempre più dilagante ed è un fenomeno che, al di là degli ingentissimi danni economici dei quali tanto si parla citando numeri e cifre, al di là di questo toglie le speranze, toglie il respiro ai giovani, grava, come ha ricordato Papa Francesco, sui più poveri che pagano la festa dei corrotti. L'impunità della corruzione induce a delinquere, comunque ad accettare come inevitabile un fenomeno che rappresenta la distruzione del tessuto sociale, l'inganno e lo sfruttamento dei più deboli. Metodi corruttivi e metodi intimidatori vengono utilizzati congiuntamente o alternativamente per la realizzazione dei più grossi interessi economici dei clan. Si è ridotto il tasso di violenza manifesta delle mafie perché oggi non c'è più bisogno di uccidere, è più facile e soprattutto meno rischioso corrompere. Ma la vera forza della mafia è sempre consistita nella sua capacità di evoluzione, di adattamento, senza mai abbandonare la tradizione e il principio per il quale, quando è ritenuto necessario, si deve essere pronti a ricorrere alla violenza, anche a quella stragista, anche alla guerra allo Stato. Quando nel 1991 Cosa Nostra avvertì la consapevolezza del fallimento dei vecchi canali politici, i suoi vertici capirono che per cercare nuovi referenti politici e creare le condizioni di un nuovo assetto politico-mafioso era necessario, utilizzo le parole di Riina, scatenare la guerra per poi fare la pace. La conoscenza del passato deve indurci ad una maggiore attenzione sul pericolo che, soprattutto in un momento come questo, di possibili radicali cambiamenti degli equilibri del potere, Cosa Nostra possa ritornare ad una strategia di attacco frontale allo Stato. Questo è quello che vedo e che sento il dovere di non tacere. Ma oggi qui siamo chiamati a ragionare sul futuro possibile, su quale sarà da qui al 2030 l'evoluzione dei fenomeni criminali e del contrasto agli stessi. Vi confesso che non ho alcuna certezza, non mi sento di prevedere nulla, ma di una cosa sono sicuro. A 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, in un momento storico caratterizzato dalla globalizzazione economica e dei sistemi criminali integrati, ci troviamo davanti ad un bivio, senza possibilità di ritorno. Ci troviamo davanti alla necessità di scelte che abbiano un respiro finalmente lungo e profondo e non siano dettate da contingenze momentanee. Due strade intravedo. La prima è quella più facile, apparentemente più rassicurante e meno rischiosa. Il consolidamento definitivo di una concezione di giustizia che privilegi la salvaguardia degli attuali assetti di potere e per fare ciò adotti un criterio minimalista volto a reprimere esclusivamente o comunque principalmente gli aspetti più violenti del sistema criminale. Le manifestazioni che con più evidenza turbano l'ordine pubblico ed allarmano la cittadinanza. C'è un'altra strada, per me quella da seguire, ed è quella che finalmente segnerebbe un salto di qualità, che trasformi e riconduca la lotta al sistema mafioso e a quello corruttivo alla sua essenza più autentica, di strumento primario di attuazione della Costituzione per far vivere nella realtà
quei principi fondamentali quotidianamente mortificati dal sistema criminale. L'eguaglianza, la libertà di iniziativa economica, il diritto allo studio, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, la trasparenza della pubblica amministrazione, la disciplina e l'onore come cardini imprescindibili della condotta di tutti coloro i quali ricoprono funzioni pubbliche. Vi dicevo, siamo al bivio, non può più rinviarsi una scelta di campo. Si deve restituire al sistema giustizia quella credibilità e autorevolezza che oggi nella percezione del cittadino si sta progressivamente perdendo. Mi ostino allora ancora a sognare una giustizia che nei prossimi 15 anni muove in questa direzione, attraverso scelte concrete ed immediate. La prima, il rafforzamento degli strumenti investigativi più efficaci, anche attraverso l'ampliamento e non il ridimensionamento delle ipotesi di reato che consentano le intercettazioni telefoniche e ambientali. La previsione dell'utilizzo delle operazioni sotto copertura anche per i reati di corruzione. L'equiparazione della disciplina sulle misure di prevenzione patrimoniali già in vigore per gli indiziati mafiosi ai casi più gravi di corruzione. Una rimodulazione complessiva del sistema penale con una riduzione significativa del numero delle fattispecie di reato attraverso un'ampia depenalizzazione di condotte che potrebbero e dovrebbero essere punite più efficacemente e più velocemente con una sanzione amministrativa. La ricerca di una garanzia effettiva che i processi si possano celebrare in tempi ragionevoli e si concludano sempre e comunque con una pronuncia nel merito della colpevolezza o della innocenza dell'imputato. E ciò passa necessariamente da una riforma copernicana delle norme sulla prescrizione, che preveda che il decorso del termine cessi al momento in cui lo Stato, con l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, azioni la sua pretesa punitiva. Parallelamente penso alla necessità nel sistema processuale penale di un affievolimento del principio accusatorio. Oggi tutto ciò che è stato acquisito nell'ambito delle indagini preliminari, anche nel rispetto di tutte le giuste garanzie difensive dell'indagato, non può costituire di per sé prova immediatamente valutabile dal giudice del dibattimento. Un rito accusatorio puro, come quello previsto dal nostro codice di procedura penale, può forse andare bene in territori come la Norvegia o l'Islanda, ma costituisce per un paese come il nostro, ad alta densità criminale, un ostacolo difficilmente superabile nel percorso di auspicabile avvicinamento tra verità storica e verità processuale. Ritengo ancora necessario un adeguamento con innalzamento delle pene edittali, non soltanto massime ma soprattutto minime, del sistema sanzionatorio per i reati di corruzione, di turbativa delle gare pubbliche, di voto di scambio politico elettorale mafioso e più in generale per tutti i delitti tipici della cosiddetta criminalità dei colletti bianchi. Non si tratta di essere, come spesso sento dire, manettari o giustizialisti. Si tratta semplicemente di tendere a porre un rimedio all'evidente sproporzione oggi sussistente tra la particolare tenuità del sistema sanzionatorio in vigore per questi reati e la enormità delle conseguenze dannose, non solo economiche, che questi reati causano alle parti offese e a tutta la collettività. Ci dobbiamo pensare di muovere e credo, da questo punto di vista, di sognare una svolta in questo senso per un rafforzamento ulteriore delle tutele processuali per le vittime dei reati, con misure che incentivino la denuncia, consistenti anche nella protezione e nell'effettivo risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli che ancora oggi chi ha il coraggio di denunciare, spesso rompendo sistemi criminosi fondati sull'omertà accettata da tutti, deve affrontare e sopportare sulla propria pelle.
credo sia una strada virtuosa quella della valorizzazione del principio della certezza della pena. Dopo un processo in cui ciascun cittadino, indagato o imputato, ha diritto a tutte le garanzie, l'imputato che è stato condannato però deve scontare la pena inflittagli. Il nostro non può continuare ad essere il paese delle periodiche amnistie, degli indulti, dei provvedimenti svuota carceri mascherati da misura tendente a valorizzare la rieducazione di un detenuto del quale in realtà non si è in grado di valutare l'eventuale presa di distanze dal passato criminale. Ma c'è in questa strada, in questo sogno di strada per un recupero della credibilità della giustizia, c'è un elemento, un punto che non riguarda possibili cambiamenti legislativi, ma qualcosa di più importante, ed è, a mio parere, il recupero del ruolo di primazia della politica nella lotta ai sistemi criminali, nel solco di quegli esempi, di quei politici. In questo momento penso a Pio La Torre, a Piersanti Mattarella, a Tina Anselmi, che hanno voluto schierarsi in prima linea nella lotta ai sistemi criminali, anticipando con la forza e la profondità della loro denuncia e della loro analisi l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine, non stando a rimorchio, non mettendosi al traino, ma anticipando l'azione della magistratura. Mi riferisco per esempio a Pio La Torre. Nel 1976, in una relazione di minoranza della Commissione parlamentare antimafia, Pio La Torre citò i nomi dei politici, i vari Lima, Gioia, Ciancimino, in quel momento collusi con i corleonesi di Salvatore Riina e Luciano Liggio, quando ancora quei nomi non erano scritti, non dico nelle sentenze o nei provvedimenti della magistratura, ma nemmeno nei rapporti della polizia e dei carabinieri. E allora, io credo che questo passaggio per la politica sia un passaggio necessario, che muove dalla riscoperta dell'etica della responsabilità politica, da troppo tempo mortificata da chi si è abituato a delegare esclusivamente alla magistratura e alle sentenze dei giudici il compito di contrastare il sistema mafioso corruttivo. Ci sono condotte che, pur non essendo idonee ad integrare o approvare la responsabilità penale di chi li ha posti in essere, dovrebbero, perché sono oggettivamente accertate, costituire il presupposto per attivare quei meccanismi di responsabilità politica o di responsabilità deontologica, professionale o disciplinare, che invece nel nostro Paese restano perennemente disattesi. Anche la indispensabile difesa dell'autonomia della magistratura, non privilegio di casta, ma difesa della libertà e della dignità di ogni cittadino, deve partire dalla politica. Personalmente vado contro tendenza rispetto a quello che leggo e sento dire dai più. Non considero un buon segnale quello della presenza di così pochi magistrati nel Parlamento appena insediatosi. Comunque noi abbiamo bisogno di politici che abbiano realmente a cuore l'indipendenza della giurisdizione, che passa, ad esempio, dalla designazione ad opera del Parlamento di membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura, che siano il più possibile lontani ed indipendenti da partiti e movimenti politici, ancor di più se appartenenti a coalizioni di governo. Solo così può interrompersi la pericolosa prassi che troppe volte ha indotto membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura a farsi portatori nell'azione di autogoverno della magistratura dei desiderata dei gruppi politici di rispettiva appartenenza. Ho ancora un sogno per i prossimi anni. Lo Stato, in tutte le sue articolazioni, non solo la magistratura, ma anche il governo, il Parlamento, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, deve fare tutto quello che è possibile per completare il percorso di verità e trasparenza sulle stragi del biennio 1992-93 e su tanti altri delitti eccellenti che hanno contrassegnato la storia della nostra Repubblica. Non ci possiamo accontentare di verità parziali. Dobbiamo dare un nome e cognome a quelle entità esterne a Cosa Nostra
che con ogni probabilità, chi conosce inchieste e sentenze sa che sto dicendo la verità, hanno condiviso con i mafiosi l'ideazione, l'organizzazione e perfino l'esecuzione delle stragi. Uno Stato autorevole, un governo autorevole, un Parlamento libero, una commissione parlamentare antimafia incisiva non possono fermarsi nella ricerca della verità temendo che sia troppo scomoda e scabrosa. La sfida che ci attende va ben al di là dell'assicurazione della produttività della cosiddetta azienda giustizia. Mi scuserete, ma da chi da 26 anni fa questo lavoro accetterete anche lo sfogo di chi non ne può più di sentire parlare soltanto di produttività, di numeri, di statistiche, di tempo. Impiegato perché la notizia di reato venga archiviata o diventi esercizio dell'azione penale del pubblico ministero. La sfida che ci attende va ben oltre. La posta in gioco è molto più alta, è l'impegno sancito dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione di rimuovere tutti gli ostacoli che limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La posta in gioco è la tenuta stessa dello Stato democratico, il senso più profondo del nostro saper essere comunità e non una somma aritmetica di individui consegnati ciascuno al proprio egoismo e alla propria solitudine. La partita è difficile, è molto difficile, la strada è piena di insidi e tranelli. Chi la vorrà percorrere dovrà mettere in conto di poter essere colpito anche dal fuoco che ritiene amico. Perché nel nostro paese, al di là delle dichiarazioni di facciata, è ancora molto forte e trasversale il partito di chi ha un interesse preciso ed è l'interesse a che il sistema giustizia non funzioni o funzioni esclusivamente nei confronti della partiti. A questi soggetti, che sono tanti, sono spregiudicati, e trasversalmente presenti nei gangli vitali del potere più autentico, dobbiamo, dovete, sapere contrapporre con umiltà, prudenza, pazienza infinita, tenacia e coraggio quel sogno di giustizia e verità inseguendo il quale tanti italiani per bene hanno sacrificato perfino la loro vita. Grazie.